Rieccoci qua, ragazzi. Allora, l'unico casato con questa musica sei tu. Ed è bello vederti ballare in questa nuova modalità. Ed è bello saperti felice e rocchettaro, caro mio ago. Ma di chi era questo pezzo? Oh. Era dei Disturbed, si chiama Stricken. Ammazza, un metallo. Per dopo, se avremo qualche minuto per mandarlo, magari se si stoppa, se non riesco a stopparlo, perfetto, fantastico, il computer in palla completamente. Molto bene, intanto che... Fermati, bello, perfetto. Okay, intanto perfetto, che prova ragazzi a sistemarsi il nostro DJ, sono le 20:16 di questo 17 marzo 2020, ragazzi, Sport in condotta, cioè ringraziamo tutti quelli che stanno all'ascolto, che ci stanno sopportando in questa nuova modalità in cui però noi ci divertiamo di brutto. Roberto, allora abbiamo deciso di fare un po' una panoramica per quanto riguarda i campionati europei, cioè come siamo messi in questo punto della stagione. Prima però vorrei chiedere a te e poi ai nostri altri amici come state passando queste giornate. Oggi ad esempio, Roby, partiamo da te, che cosa hai fatto di bello? Oltre a fare il babysitter, i due figli scatenatissimi, perché dopo quasi 10 giorni e più di reclusione sono ovviamente scatenatissimi, e sono diviso poi il pomeriggio tra il lavoro a distanza con la cooperativa Iris e un po', insomma, questo, stare dietro ai bimbi e portare avanti un po' qualche progetto di un nuovo libro, perché no, per un po' riempire queste difficili giornate di reclusione obbligata. Ma li vogliamo salutare? I tuoi pischelli? Emma e Diego Alberto, certo, come se fossero qua con me, guarda. Esatto, immagino Roberto. Carlo, com'è andata? Bene, dai, è stata piena di lezioni, devo dire, perché questa mattina continuato nelle video lezioni che ormai sono obbligatorie per tutte le scuole, quindi sarà un po' così per tutto questo mese. E pomeriggio niente, cioè, praticamente continuato, perché data la incombente maturità non ho potuto fare che continuare a studiare. Mi sembra giusto, ragazzi, ricordare che il nostro Carlo affronta in maniera eccellente il liceo classico, dovreste vederlo in questo momento perché ha un ciuffo degno del migliore, è un mix tra Little Tony e Bobby Solo, quindi grande Carlo. Gabbo, quanti hamburger hai mangiato oggi? Zero, perché questa cosa mi comincia a pesare. Ti manca poco, eh? Se mi manca. Com'è andata? Com'è i burger pronti per te quando torneremo per le strade? No, ah, guarda, mi stanno già lì al Mac mi stanno già tenendo il posto. Sanno che il posto è già mio. Grande. Va bene, ragazzi. Direi che, dato che comunque è una puntata a pillole, comunque con il filo conduttore del coronavirus, direi appunto di cominciare a parlare un pochettino della situazione che si sta palesando almeno nel mondo calcistico, con tutto quanto il fermo per quanto riguarda sicuramente la Serie A in Italia, ma anche per tutte le altre competizioni a livello europeo e anche credo internazionale, no ragazzi? Sì, sì. Tra l'altro ragazzi, ragazzi, tanto approfittiamone per ricordare allora che appunto Young Radio, con queste pillole, no, di trasmissioni smart working, ha lanciato anche l'hashtag fermiamolo con la radio, stiamo a casa, ascoltiamo la radio, web, FM, quella che sia, quindi insomma mi raccomando, è importante stare a casa perché i contagi, abbiamo visto anche l'ultimo bollettino della Protezione Civile, purtroppo soprattutto nella nostra Lombardia sono in continuo aumento, anche se in numero meno esponenziale rispetto a giorni fa, però è importante davvero diminuire il contatto con l'esterno, perché i medici e gli infermieri davvero si stanno prodigando per un super lavoro. C'è stata oggi la grandissima donazione di due famiglie importanti nel nostro paese, ragazzi, legate anche al calcio. Silvio Berlusconi, ex patron del Milan e oggi patron invece del Calcio Monza, che ha donato 10 milioni di euro, ha seguito anche la famiglia Agnelli, che comanda da una vita la Juventus, che ha donato altrettanto 10 milioni di euro per supportare appunto la sanità, la costruzione degli ospedali. Quindi importantissimo questi gesti.
gesti, e un gesto probabilmente più piccolo a livello economico ma grande per la comunità l'abbiamo pubblicato pochi minuti fa su Sport in Condotta da parte degli amici di Usmate, Usmate Volley, che abbiamo avuto ospiti nei nostri studi di Usmate Velate. Tutte le squadre professionistiche sportive di Usmate, quindi tennis, rugby, calcio, basket e volley, unite per una raccolta fondi su un sito che potete trovare il link sul nostro articolo di sportingcondotta.it, raccolta fondi in favore dell'ospedale di Vimercate. Quindi complimenti alla comunità sportiva di Usmate. Grandi, grandi ragazzi. Noi ringraziamo tra l'altro il nostro amico Fabio della redazione di Sport in Condotta, che hai parlato di Juventus, Roby. Purtroppo dopo Rugani c'è un nuovo caso, che è quello di Matuidi, al quale insomma diamo l'imbocca al lupo per uscire da questa situazione difficile. Carlo, oggi c'è stata una riunione molto importante per i vertici sportivi ed è stata presa una decisione in particolar modo molto molto importante rispetto a un evento che si sarebbe dovuto tenere in quest'estate, invece andrà diciamo in scena l'anno prossimo. Di cosa stiamo parlando? È così, perché l'europeo di calcio, che avrebbe dovuto appunto giocarsi nel 2020, sarà a questo punto posticipato all'anno prossimo, 2021. Quindi un torneo già organizzato, una modalità anche innovativa che era stata proposta dagli organizzatori della UEFA, perché è il primo europeo itinerante della storia. Infatti si sarebbe giocato un po' sparsi per gli stadi di tutta Europa, si sarebbe giocata la partita d'esordio dell'Italia proprio qui a Roma. Si è presa questa decisione, ormai direi inevitabile e anche giusta. Si vedrà insomma l'anno prossimo anche come arriveranno squadre, penso a questo punto chiaramente modificate, perché un anno fa tutta la differenza del mondo, soprattutto con le nazionali. Senza questa notizia, caro Roberto, caro Gabbo, che cosa succede? Quindi cosa è probabile che possa succedere per quanto riguarda il campionato italiano, quello inglese, quello tedesco, insomma cosa succederà? L'hai detto a me, Nick? Sì, un po' tutte e due. Ah, ok. Presenti, ecco. Dai, giro a voi. Stavo leggendo un messaggio in diretta del nostro amico Giacomo Terranova della squadra della Mitica. Ricordiamo che soprattutto le persone come loro, che comunque hanno delle gravi patologie in atto, è importante che le persone stiano a casa, perché davvero persone che hanno superato la leucemia oppure stanno ancora facendo la chemio, un minimo contatto con questo virus potrebbe essere davvero molto pericoloso. Stavo leggendo il suo messaggio, lo giro, lo inoltro anche a tutti i nostri ascoltatori. Mi raccomando, state a casa, perché sono delle persone con delle gravi patologie. Salutiamo Giacomo Terranova, la nazionale della Mitica. Assolutamente. Assolutamente. Io mitico, se posso mitico, portare un esempio, se posso portare un esempio familiare, avendo una parente in terapia oncologica, già la situazione a livello di pulizia e sicurezza a livello di germi, già solo in casa in situazioni normali è a livelli altissimi, quindi potete ben capire come stare in casa in questo momento per queste persone con determinate malattie, che stanno già facendo una lotta a parte per la loro sopravvivenza. Sicuramente se voi restate a casa date un aiuto ancora più grande a chi è già in difficoltà. Quindi, grazie se lo fa. Torniamo, ragazzi, torniamo allo sport. Gabbo, cosa succede secondo te al campionato italiano? Si riprenderà, riuscirà questa stagione 2019-2020? Secondo me sì, ma sì, alla fine si parla di una possibile riapertura del campionato in aprile. Dovrebbe concludersi poi alla fine di giugno, perché almeno non ci sono i problemi dei prestiti, che come sappiamo finiscono tutti i prestiti il 1 luglio. Perciò adesso non si sa. Già il campionato inglese sta pensando a segnare il titolo come campione d'Inghilterra al Liverpool, mentre adesso le altre squadre non si sa. Bravo Gabbo che ci dà questo spunto per iniziare a parlare, a fare un po' il giro d'Europa. Abbiamo il nostro Roberto Sabatino che si è preparato sulla situazione attuale appunto in Inghilterra. Grande assist. È vero. Inghilterra, che è molto legata al Genoa. Il Genoa è stato fondato dagli inglesi, dottor Spence. Il Genoa ha vinto ad Anfield, il Genoa ha vinto l'Anglo Italiana a Wembley, quindi mi sentivo in dovere di fare il recap proprio sulla Premier. Una Premier, come diceva benissimo il nostro Gabbo, che vede ormai un Liverpool lanciatissimo, solo la matematica, no, ancora frena la squadra di Klopp dall'avvicinarsi a un titolo che aspettano da oltre 30 anni. Liverpool, che è primo con 82 punti, segue il Manchester City di Guardiola in netto ritardo, quota
57. Per la zona Champions c'è la grandissima sorpresa, anzi due, perché una è una inaspettata, ovvero il Leicester, che anni fa ci aveva deliziato, no? Nel 2016 col successo con Ranieri del titolo incredibile. Leicester che è terzo in classifica, quarto è il Chelsea, perché è una sorpresa, anche se è una squadra abituata, no? A stare in alta classifica, perché in estate col blocco del mercato si è ricominciato con un nuovo allenatore, ovvero Lampard, grande leggenda al posto di Maurizio Sarri. Hanno puntato molto sui giovani, Mount, Abraham e altri vari elementi importanti, e sono comunque in piena zona Champions, sopra addirittura al Manchester United, che per me resta, da quando è andato via Sir Alex Ferguson, una continua incompiuta, si porta dietro questo fantasma. Nella lotta per l'Europa League molto bene anche Wolverhampton, che sta facendo anche bene nell'Europa League, dove dovrebbe insomma poi giocare la sfida contro i greci dell'Olympiakos, mentre ragazzi in fondo alla... È sparito, abbiamo perso Roberto. Ci sono. Okay, mentre dicevo, in fondo alla classifica, la situazione disperata per il Norwich con soli 21 punti, c'è la Aston Villa 25, un'altra grande big del calcio inglese, poi una lotta tra West Ham, Watford e Bournemouth con 27 punti, quindi tutto apertissimo, a parte, secondo me, la lotta per il titolo, che ormai, secondo me, è già quasi cucito sulle magliette del Liverpool. A voi, ragazzi. Ci stiamo avvicinando al mitico clock. Ah, una domanda per te, Roby, ma gli italiani in Premier, quell'attaccante Keane, sta trovando spazio, gol, oppure no. Una stagione un po' così? Molto male, nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti, l'ex centravanti della Juve, anche ex Hellas Verona, non si sta assolutamente dimostrando, sta pagando molte anche scorribande extra calcistiche che già col vecchio allenatore dell'Everton lo avevano messo obbligato a stare fuori squadra. Neanche Ancelotti per ora è riuscito a trovare la quadra con questo giocatore, che ricorda molto Balotelli a livello di comportamento. E quindi, ragazzi, parliamo con i più giovincelli. Gabbo, Carlo, che cosa sta combinando Keane? Che fa, secondo voi? Ma, dove va? Allora, è un allenatore che di fatto ha provato a metterlo in luce. È anche vero che davanti ha comunque attaccanti giovani e performanti, perché Calvert-Lewin, che in questo momento è l'attaccante titolare dell'Everton, è esploso definitivamente, direi, questa stagione. Secondo me non sta neanche giocando male, il problema è davvero la concorrenza, per lui che forse dovrebbe, a parer mio, magari provare in una squadra meno blasonata o comunque con meno ambizioni, e lì sì, magari giocare con un po' più di continuità. Questo magari farebbe meglio alla sua carriera. Esatto. Strana questa cosa, che nella Juventus trovava spazio e gol, e che invece nell'Everton, che insomma non è sicuramente il contesto simile a quello juventino nel campionato inglese, faccia così fatica il buon Keane. Gli auguriamo il meglio, ragazzi. Iago, credo che sia il momento del clock. Oh yes, mandiamo un'altra piccola canzoncina e poi torniamo subito per gli sport, quelli della seconda fascia, quindi